Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi Salvo Zappulla, che presenta il libro di Salvo Zappulla, il professor Luigi Amato. Allora. Bene Gigi, a te la parola. Signore e signori, buonasera. È con vero piacere che oggi al Cenacolo Siracusano mi appresto a presentare un libro assolutamente inusuale. Prima di tutto vorrei dire due parole sullo scrittore che da anni opera sia nella veste appunto di letterato, ma anche come operatore culturale, essendo al centro di tantissime iniziative a livello di riviste specializzate nella letteratura e anche nell'organizzazione di quello che è un sistema letterario locale, sul quale anche dovremmo dire qualcosa. Quindi ci troviamo in presenza di un operatore di lunga data del settore culturale, che naturalmente si è anche cimentato in maniera inusuale e particolare con la scrittura, ottenendo anche risultati come in questo romanzo veramente eccelsi e degni di avere un posto scolpito nella storia di quella che noi definiamo come letteratura locale o regionale, ma in realtà ha da tempo devoluto il suo patrimonio a quella che è la cultura della letteratura nazionale, che in fondo in questi ultimi 20 anni è stata anche somma di letterature regionali. Siamo prigionieri di meccanismi che ci riportano appunto a cosa? A Kafka, ci riportano alla tradizione della letteratura europea, ma ci riportano anche quasi a un senso del comico, ma direi di più, perché nel libro La Bastina io leggo anche un senso proprio del grottesco di determinate vicende. Il pregio del suo romanzo è quello che riesce a rileggere anche queste cose in una chiave assolutamente moderna. Il problema di chi scrive oggi è che io me ne rendo conto, ma ecco, anche per chi fa musica rock o si approccia a generi conosciuti, il problema è che ti ripeti, non fai altro che ripeterti. Ma questo parlo anche per la saggisti, meglio, in far saggi di storia come me o di filosofia, inevitabilmente ci ripetiamo, cioè torniamo su argomenti che già sono stati. Il pregio invece di questo libro è che tenta un approccio nuovo con la lingua, con la scrittura, tentando di parlare. Oggi anche il libro è un prodotto di facile consumo, la gente non è che non legge o non compra, per meglio dire, poi bisogna vedere se legge, e purtuttavia è spinta a farlo anche su dai meccanismi di produzione di massa, dei meccanismi di grande pubblicizzazione che avvengono e dei meccanismi di fashion, di moda, cioè che spingono quello o quell'altro autore. Quindi la scrittura passa anche in un secondo piano, no? Lo sforzo di questo libro è che lo riesce a leggere il lettore colto, che trova motivo di interesse, perché il libro è assolutamente innovativo rispetto ai termini di parole e di scrittura, è divertente, c'è momenti estremamente comici, ma anche almeno per me ha avuto momenti di profonda riflessione su quello che è il nostro mondo inteso non nell'attualismo della società contemporanea, ma è il nostro modello di civilizzazione. A me ha dato tanto da riflettere e da pensare, però lo fa in maniera che può essere fruito dal lettore. Certo. Questo non è cosa da poco, perché oggi invece si pensa di scrivere non facendosi capire, si pensa di scrivere facendo chissà quale esperimento o copiando quale scrittore di successo. Il pregio quindi di un'opera d'arte, come anche un libro, è, e questo nel caso, è quello dell'originalità, cioè l'originalità anche di trattare un'idea conosciuta attraverso quella del processo di Kafka, cioè di quella che o meccanismi che già la letteratura ha affrontato, ma farlo in maniera completamente innovativa. Un'altra delle tematiche che secondo me il romanzo mette in evidenza, diventando metaromanzo, cioè un qualcosa che va anche poi oltre il romanzo, trasformandosi quasi implicitamente anche in un saggio, perché ci racconta alcune cose di teoria della letteratura.
come una calamita questo romanzo remixa, afferra quello che, cioè, tentando di dire, di farci fare anche un piccolo salto teorico per farci fare una riflessione. Salutando, faccio anche i complimenti per tutto quello che ha fatto, sia come scrittore ma sia anche come operatore culturale, in una realtà certo non facile come quella nostrana. Noi cerchiamo di fare qualcosa, sì, di buono. Buonasera, intanto io ringrazio gli amici del Cenacolo, maestro, ringrazio per l'ospitalità e ringrazio il professore Luigi Amato che ha fatto la presentazione del mio libro assolutamente centrata. E lo ringraziamo per tutte le parole bellissime che io ho condiviso in pieno.